Buonasera, siamo al Food Experience Mondadori in via Tortona, siamo con Alessio Algherini, chef della cantina di Manuela di via Procaccini a Milano. Sì. Alessio è anche il coach della trasmissione The Chef sulla 5 e l'allenatore dei concorrenti. Alessio, questa esperienza televisiva con questi ragazzi, che cosa ti ha lasciato? Beh, devo dire che il primo approccio, visto che siamo in onda con la prima puntata, è stato quello un po' rigido, che poi è la mia figura, quella di coach. Però non vorrei neanche che andando avanti con le puntate mi smollo un pochino, no? Divento un pochino più, mi affeziono un po' ai ragazzi, visto che poi si creerà un rapporto di squadra dove io sono loro anche allenatore, non solo professore o maestro. Quindi non bisogna fare delle preferenze. Beh, io cercherò di essere impassibile e di puntare sulla professione, quindi anche se poi in TV è una realtà nuova anche per me. Oggi abbiamo visto Alessio impegnato in un piatto stupendo, il merluzzo cotto a bassa temperatura con cime di rapa, in olio extravergine, eccetera. Questa cottura a bassa temperatura ci ha molto stupito perché è stata effettuata coprendo di pellicola la pentola. Sì. Cosa ci dici di questa tecnica? Allora, io diciamo che in base alle varie esperienze che ho fatto lungo la mia vita, ho conosciuto diversi maestri, ho cercato di acquisire le cose che mi piacciono di più da ognuno di loro. Questa è una delle cose che mi piace moltissimo, anche perché è semplice, dà gusto e poi si può fare anche a casa. Ho pensato anche a un pubblico come quello delle vostre riviste, quindi, che è un pubblico di casa, dove in maniera semplice si ottiene un buon piatto con un buon profumo, un buon sapore e anche una riuscita sicuramente ottimale e anche innovativa. Va bene, allora proveremo tutti a copiare da casa, grazie dal Food Experience Mondadori. Anche e soprattutto la tecnica della pellicola, non il classico coperchio, che è una cosa un po' nuova. Grazie a voi. Arrivederci, grazie.